Le prime opere di cantiere vere e proprie sono partite questa mattina. Snam avvia i lavori di costruzione della centrale di compressione, anche perché il Ministero dà il via libera ad operare su una parte dell'area di Casepente, quella non interessata dai ritrovamenti archeologici per i quali gli scavi sono ancora in corso. Si tratta di lavori di fortificazione del terreno in vista della realizzazione della centrale di spinta. Gli ultimi rinvenimenti archeologici non hanno fermato la società che, da quanto si è appreso, come è avvenuto anche per altre opere in altri territori, avrebbe già dato ampia disponibilità alla soprintendenza per sostenere progetti di recupero e valorizzazione di tutte le scoperte archeologiche. Nel cantiere di Casepente sono arrivati container per avviare lavori veri e propri. Da oggi si comincia con gli interventi di rinforzo del terreno e quindi con la costruzione dell'opera. La centrale di compressione di spinta, autorizzata dal governo nel 2018, sarà pronta entro l'autunno-inverno del 2026. I lavori, che dovevano partire a giugno, sono slittati per gli scavi archeologici ancora in corso, dureranno all'incirca 2 anni. Il cantiere era stato allestito nel marzo dello scorso anno. Un giovane di Castel di Sangro di 33 anni, EDR alle sue iniziali, è rimasto coinvolto nei giorni scorsi in una maxi rissa che è scoppiata a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il 33enne, che si trova in Puglia per ragioni di lavoro, sarebbe stato picchiato da un gruppo di persone, per circostanze ancora da chiarire nel dettaglio. La rissa, stando a quanto si è appreso, ha coinvolto una trentina di giovani che, dalle parole, sono venuti alle mani per futili motivi. Ad avere la peggio è stato proprio il 33enne di Castel di Sangro, che è rimasto ferito, anche se non in modo grave. Si è reso comunque necessario ricovero in ospedale. I medici gli hanno diagnosticato lesioni all'apparato maxillofacciale e alla mandibola. Il giovane, lo scorso febbraio, era balzato alle cronache per aver creato scompiglio davanti a un bar di Alfedena, per aver aggredito i carabinieri che erano intervenuti sul posto per calmare le acque, circostanza che lo aveva fatto finire agli arresti. Sono entrata in casa, l'ho trovata distesa sul pavimento, non potendo fare altro, ho chiamato i soccorsi. E la testimonianza della colf della 54enne di Sulmona, trovata esanime nei giorni scorsi all'interno della sua abitazione di Via De Blasis. La donna ha raccontato le circostanze del ritrovamento agli uomini del settore anticrimine del commissariato di polizia che stanno indagando sulla vicenda. La collaboratrice domestica, avendo le chiavi dell'appartamento, si era recata a casa della 54enne per effettuare le pulizie programmate. Qui, una volta entrata, ha fatto l'amara scoperta. Non si muoveva, ho avuto molta paura. Una scena terribile, continua la colf, che sarà sentita come persona informata dei fatti. L'inchiesta della polizia si è allargata alla vita privata e familiare della 54enne per non lasciare nulla al caso, ricostruire gli ultimi incontri o movimenti. In particolare, i poliziotti hanno ascoltato il fratello dell'inquilina che lavora fuori città ma abita al piano superiore della palazzina. Nelle prossime ore saranno sentiti i vicini di casa e altre persone che abitualmente frequentano l'abitazione della donna, amici, parenti, il dog sitter che ogni mattina si occupa del cane di proprietà della 54enne. Le indagini vanno avanti anche se, secondo l'inquirente, è molto probabile che la donna è rimasta coinvolta in un incidente domestico, ovvero una brutta caduta in casa. La 54enne, soccorsa prima dalla colf e poi dai sanitari del 118, era stata trasferita prima nell'ospedale di Sulmona, poi nell'ambulanza nel presidio ospedaliero del San Salvatore dell'Aquila, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. Un sopralluogo nell'abitazione della donna dove è avvenuto il fatto era stato effettuato nei giorni scorsi dalla polizia scientifica per gli accertamenti di routine. Momenti di panico la scorsa notte per una donna di 46 anni coinvolta in un incidente stradale sulla statale 17 sul territorio comunale di Pettorano sul Gizio. Dalla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, intervenuti sul posto per effettuare rilievi di rito, si è appreso che la donna, originaria di Procida ma residente a Rivisondoli, si stava recando a Sulmona da alcuni amici quando, poco prima di affrontare una curva, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il muro, poi ribaltandosi più volte. La 46enne avrebbe fatto tutto da sola. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sulmona per la messa in sicurezza e i sanitari del 118 che hanno trasferito la 46enne nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per accertamenti. Qui è stata sottoposta agli esami ematici che hanno dato esito positivo. La donna guidava con un tasso alcolemico di 2,5 grammi litri, ovvero 5 volte oltre il limite. Per lei è scattata la denuncia, oltre al ritiro della patente.
La comunità di San Benedetto in Perillis ha accolto con calore e fratellanza l'apertura del Tempo del Creato 2024, un evento significativo per la diocesi di Sulmona Valba. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e del vescovo Monsignor Michele Fusco, che ha condiviso momenti di riflessione e preghiera con i presenti. L'organizzazione dell'evento è stata impeccabile grazie all'impegno e alla dedizione della comunità locale, che ha offerto un esempio contagioso di speranza e azione concreta. La partecipazione numerosa ha reso l'occasione ancora più speciale, sottolineando l'importanza di questo periodo di riflessione e celebrazione del creato. Si è svolta lo scorso sabato 31 agosto presso l'eremo della Madonna di Pietrabuona nel comune di Casteldieri una significativa cerimonia alla presenza del vescovo di Sulmona Valba, Monsignor Michele Fusco, e del sindaco Fernando Fabrizio. L'evento organizzato dall'amministrazione locale è stata l'occasione per presentare il progetto di restauro dell'affresco interno alla chiesa e degli interventi di valorizzazione dell'antico luogo di culto. Il vescovo ha espresso grande soddisfazione per questa sinergia tra comune e diocesi. Quando si collabora, ha dichiarato, si ottengono risultati straordinari. Questo progetto è un esempio concreto di come sia possibile valorizzare il nostro patrimonio culturale e religioso. Nel 2020 il Comune aveva già sostenuto una raccolta fondi per il restauro dell'altare dell'Eremo, realizzando una riproduzione dell'icona della Madonna di Pietrabuona. Oggi, grazie ad un bando regionale per le chiese rupestri, è stato possibile ottenere un ulteriore finanziamento di circa 100.000 euro destinato al restauro dell'affresco e ad altri interventi di consolidamento strutturale. Il sindaco Fabrizio ha espresso la soddisfazione per questo importante traguardo. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. Sono convinto che l'eremo di Pietrabuona diventerà presto una meta ancora più ambita per i turisti e per tutti coloro che desiderano immergersi nella storia e nella spiritualità di questo luogo. La restauratrice Anna Rita Ninardo ha illustrato nel dettaglio le delicate fasi del restauro, sottolineando l'importanza di salvaguardare un bene così prezioso per la comunità. L'affresco, ha spiegato la restauratrice, versa in condizioni critiche e rischia di deteriorarsi ulteriormente se non si interviene tempestivamente. Il nostro lavoro sarà focalizzato sulla messa in sicurezza dell'opera e sulla sua restituzione all'antico splendore. A conclusione della Santa Messa e della presentazione del progetto, si è tenuto un concerto del gruppo Ensemble di clarinetti del Conservatorio Casella dell'Aquila, che ha contribuito a creare un'atmosfera suggestiva e a promuovere ulteriormente l'eremo della Madonna di Pietrabuona. Creare un centro per gli amanti dei prodotti naturali e ipoallergenici, rispettosi della natura e del corpo umano. Con questa filosofia, la giovane imprenditrice Sharon Palumbo ha intrapreso la sua nuova avventura nel cuore di Sulmona. La bioprofumeria Demetra, inaugurata lo scorso 31 agosto in via Angeloni, rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che sono attenti all'ambiente e alla propria salute. Questa è una bioprofumeria, quindi una profumeria a base naturale, con prodotti 100% naturali, quindi di origine vegetale, senza parabeni, siliconi, coloranti artificiali, il più possibile ipoallergenici. E, mi è venuta questa idea perché a Sulmona effettivamente mancava una profumeria del genere e io che utilizzo questi prodotti in prima persona ho pensato, beh, perché non provarci? E quindi mi sono cimentata in questa nuova attività. La mia famiglia è sempre stata nel commercio, quindi mia madre poi ha anche gestito una profumeria, però insomma abbiamo avuto esperienze, quindi forse era nel sangue questa attività. E quindi niente, ci proviamo, sperando che possa ovviamente portare buoni frutti anche alla cittadinanza di Sulmona, che ne ha bisogno.